parere favorevole a condizione che venga riformulato l'impegno nel seguente modo: a elaborare una mappatura aggiornata volta a individuare i siti in cui sia stata accertata l'esposizione all'amianto. Con riferimento invece all'emendamento Zamparutti, il Governo invita al ritiro. Grazie. Onorevole Zamparutti, accetta l'invito? Sì. Grazie. Passiamo. Passiamo all'esame. No, abbiamo già chiesto. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di parlare l'onorevole Fabbri. Prego. Grazie Presidente. Il gruppo di Alleanza per l'Italia voterà sì alla mozione in discussione perché ritiene necessario mettere in campo iniziative concrete nell'ambito di un confronto fra soggetti coinvolti istituzionalmente per difendere l'interesse dei lavoratori e delle loro famiglie così duramente colpite. E c'è una sentenza definitiva che ha condannato a 21 anni di reclusione 9 dirigenti della Goodyear di Cisterna di Latina e a pagare quasi 3 milioni di risarcimento, ma non succede nulla. Forse perché la storia dell'amianto nel nostro paese parte da lontano, ma è dal decreto 277 del 91, che era il recepimento di una direttiva CE, non era stata un'iniziativa parlamentare. È una direttiva che parlava di rumore, di amianto, di vibrazioni, di agenti biologici, e da allora che si è cominciato a proibire l'uso dell'amianto nel nostro paese. Ma ormai tra gli anni 50, 60, 70 e 80 questo materiale, che era a basso costo e favoriva la coibentazione, ormai era stato distribuito sui tetti delle nostre case, negli stabilimenti, sulle navi e sui treni di tutto il nostro paese. E il problema è diventato quindi il suo smaltimento e come rimuovere questo materiale pericoloso. Io sono stato relatore 10 anni fa del testo unificato sull'amianto, un testo che mi venne poi scippato dall'allora Ministro dell'Economia, e in parte la cosa non era sbagliata perché c'era chi approfittava di questo fatto dell'esposizione. Venivano regalati, fra virgolette, 6 mesi di versamento di contributi a fronte di un anno di esposizione. Era praticamente diventato un prepensionamento, un vero ammortizzatore sociale. Da allora la guardia su questa sostanza è stata abbassata. L'amianto continua a fare vittime. L'amianto scatena una malattia gravissima che è il tumore delle sierose, cioè del pericardio, del peritoneo, soprattutto della pleura, e o malattie invalidanti come l'asbestosi. E fa vittime anche a distanze di decenni, per cui l'esposizione a questa sostanza è veramente pericolosa. Allora è necessario che ricordare che la mozione ricorda anche che non è stata possibile fare una mediazione neanche a livello privato, perché è fallita fin dall'inizio. Occorre quindi muoversi per salvaguardare i diritti dei lavoratori, salvaguardare anche i diritti delle famiglie dei lavoratori e soprattutto garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Grazie. Onorevole Stagno dal Contres, prego. Grazie Presidente. Ancora una volta ci troviamo a discutere di vittime, di lavoratori vittime dell'amianto, e in questo caso ci troviamo di fronte a 19 lavoratori che sono stati colpiti, su 20 lavoratori sono stati colpiti da neoplasie polmonari tipo il mesotelioma pleurico e o da asbestosi.